nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Oggi è il 6 febbraio, domenica. Andiamo verso Loreto. Ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano, conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà. Per la maggior gloria tua, preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari, amen. Domenica, il giorno sacro, il giorno che dobbiamo tutti santificare perché siamo stati creati da un creatore d'amore. Ti santifichiamo Gesù tutti i giorni, non solo la domenica. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni datore dei doni. Vieni luce di cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido. Scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni, dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna, amen. Manda il tuo spirito, sarà una nuova creazione, rinnoverai la faccia della terra. San Michele difendici, San Gabriele fortificaci, San Raffaele guariscici da ogni male. Angeli e santi tutti, in particolare angeli nostri custodi, pregate per noi. San Giuseppe, padre putativo di Gesù e vero sposo di Maria, prega per noi e per i moribondi. Sangue preziosissimo di Gesù, estingui le fiamme del purgatorio. Anime sante del purgatorio, pregate per noi. Oggi meditiamo i misteri della gloria come ogni domenica. Nel primo mistero della gloria si contempla la resurrezione di Gesù dai morti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente i nostri cari defunti, eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel secondo mistero della gloria si contempla l'assunzione di Gesù al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dall'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. E soprattutto i nostri cari defunti, eterno riposo con loro, Signore, risplende ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel terzo mistero della gloria si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli. Vieni, Santo Spirito, scendi su di noi. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, per sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente i nostri cari defunti, eterno riposo con il loro Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel quarto mistero della gloria si contempla l'assunzione di Maria in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Sì, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. O Maria, Regina della Pace, prega per noi. Hanno rotto qualche bottiglia. Nel quinto mistero della gloria si contempla l'incoronazione di Maria, Regina dell'Universo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. L'ultimo proiettile. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo in Gesù, i figli di Eva. A te sospiriamo giumenti piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, Clemente, Pia, Dolce Vergine Maria. Fabio Del Cinne, il vescovo di Loreto, è straordinario. Io ci sono andato con lui in Terra Santa e faceva delle omelie bellissime, proprio bellissime. Sembra proprio che le sue parole arrivano dentro l'anima. È straordinario il vescovo. Fabio è straordinario. Adesso noi andiamo verso il parcheggio della macchina. Nel frattempo ci affidiamo alla misericordia di Gesù con la coroncina che ci ha donato lui. Segna a babbo che io mi la fo. E io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Chiediamo a Gesù, oltre che lo Spirito Santo su di noi, che ci illumini e ci liberi da ogni male, anche l'acqua, anche la pioggia, perché è tutta siccità. Guarda che roba. Guarda che roba i campi. Gesù, manda anche la pioggia. Non solo nella terra, ma soprattutto nei nostri cuori. La pioggia d'amore che ci manca a tutti. Siamo diventati troppo freddi. Troppa freddezza, troppa cattiveria, troppa superbia. Manda a noi, su di noi, l'acqua dell'amore. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo direttissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione, 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 abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Papà, quel cambio lì, per la sua dolorosa È come quello giocato nostro. Sì, sì, è vero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Mamma, da lì facciamo prima, sai? Voglio andare qua. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per Eterno Padre, io ti offro il corpo. Per la sua dolorosa passione. Ah, sì. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Ma quante galline, papà? I galli pure, tanti. Sì. Per la sua dolorosa... Eterno Padre, ti offro il corpo, il sangue e l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Fatto? Per la sua dolorosa passione, conti? Sì, sì. Abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi del mondo intero. Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima, la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Manca l'ultimo mistero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Sangue e acqua che scaturisce dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù, confido in te, ora e sempre. Amen. Adesso sentiamo il Vangelo e l'omelia del Vescovo. Il Vangelo l'ha letto un altro sacerdote, dopo c'è l'omelia del Vescovo, straordinaria, non te la perde, nel viaggio di ritorno. Ascolta, che ti fa bene anche a te, non solo a me. Ciao, alla prossima. Ciao. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava le folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le reti per la pesca. Simone rispose: maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto, così pure Giacomo e Giovanni, figlio di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Sentito nella prima lettura e nel Vangelo in modo particolare questa chiamata del profeta Isaia e di Pietro e degli Apostoli. La parola di Dio oggi ci annuncia che la vita non è un'avventura lasciata al caso. La vita è una chiamata perché ciascuno di noi ha una missione. Nessuno di noi nasce per caso o per sbaglio. E la nostra vita non è un andare verso il vuoto, verso il niente, ma è un andare verso la pienezza della vita. Questa pienezza di vita che comincia già da questa vita che ci è consegnata nel primo istante del nostro concepimento. Ecco perché la vita va sempre custodita, accolta, amata. E il messaggio di oggi è che Dio ci chiama. E questo diventa anche un impegno educativo. Ecco, vedete, anche all'interno della famiglia i figli non possono essere considerati fotocopie di genitori. Ogni ragazzo, ogni ragazza deve essere accompagnato, aiutato a scoprire la strada giusta della propria vita. Abbiamo celebrato lunedì scorso la festa di San Giovanni Bosco e questo patrono apostolo di giovani che è ancora vivo oggi nel metodo salesiano di accoglienza e accompagnamento di giovani nasce proprio da questa intuizione fondamentale:
Nessuno è fotocopia di un altro, nemmeno i figli dei genitori. E allora il compito dei genitori, ma di ogni educatore, è proprio quello di aiutare un ragazzo, una ragazza, non a fare ciò che si vorrebbe che facessero, a proiettare sui ragazzi i nostri progetti, magari che non siamo riusciti a realizzare nella vita, a dare il meglio, ad aiutarli, soprattutto ad accompagnarli per far emergere quel progetto di Dio che già c'è dentro nel ragazzo. Vedete, la vocazione non è mettere dentro nella testa a qualcuno che cosa deve fare, guai se succede così. La vocazione è aiutare una persona, un ragazzo, un giovane, un adolescente a liberare quel messaggio di vita originale che porta in sé e che ha diritto di trovare qualcuno che lo aiuti davvero a realizzare la strada giusta della sua vita. Questa visione della vita come chiamata, vedete come poi in concreto modifica anche molto il nostro atteggiamento educativo nei confronti delle giovani generazioni. Ma non dobbiamo pensare solo che il discorso vocazionale riguardi ragazzi e giovani, riguarda tutti noi. Perché? Perché ogni momento della vita è una chiamata. Ci sono le grandi chiamate, però ogni istante della nostra vita è una chiamata. E la prima lettura ci mostra proprio Isaia che viene chiamato mentre è nel Tempio che prega. È come noi in questo momento. Siamo chiamati a vivere l'incontro con Dio. E come abbiamo risposto noi concretamente? Lasciando le nostre case, mettendo il vestito da festa, venendo qui, partecipando a questa Eucaristia, cantando, pregando. Ecco, noi rispondiamo in questo momento a una chiamata di Dio. Ma poi il Vangelo ci presenta un'altra chiamata, quella di Pietro. E Pietro non è in chiesa che prega quando viene chiamato. Viene chiamato da Cristo nel momento che sta lavorando. Faceva il pescatore insieme con i suoi compagni. Vengono chiamati mentre lavorano. Ecco, Dio ci chiama in ogni istante nella vita, nel Tempio, nei momenti di forte spiritualità, ma ci chiama, e non dobbiamo mai dimenticarci questo, ci chiama nelle concrete circostanze della vita, lì dove viviamo ogni giorno, ci raggiunge sulla spiaggia del mare della nostra vita. Non ci obbliga a seguirlo, ci invita a seguirlo. E addirittura questa chiamata di Pietro arriva in un momento difficile, perché avevano pescato tutta la notte e avevano fallito. È forte questa espressione quando Gesù si avvicina a Pietro. Pietro, che ancora non si chiamava Pietro, si chiamava Simone, gli cambierà dopo il nome, perché appunto cambiare il nome vuol dire assumere una missione nuova. Dice: prendi il largo, Simone, va a pescare. Ma Simone è un lupo di mare, si pesca di notte, non si pesca di giorno. E il Signore gli sta chiedendo una cosa che è fuori di ogni esperienza umana. E lui dice: Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Abbiamo fallito di notte, quando si pesca. Come possiamo portare a casa qualcosa? Però guarda, ciò nonostante, anche se dentro di me tutto tira indietro, mi fido. E escono ormai con il sole alto e la pesca è miracolosa. Le barche quasi affondavano per il miracolo inaudito della pesca. Ecco, anche qui noi possiamo raccogliere un messaggio per la nostra vita. Il Signore ci chiama anche dentro quelle che possono essere per noi umanamente considerati dei fallimenti. Anche quando il nostro stato d'animo è stanco, amareggiato, come lo era quello di Simone e degli apostoli, perché a fallire non piace a nessuno. E soprattutto quando le cose vanno male, ci si infastidisce
si comincia anche a scaricarsi la colpa uno con l'altro, e soprattutto questo succede con i più vicini. Ecco, Simone sta vivendo un'esperienza del genere. Non ha nessuna voglia di bruciarsi un'altra volta, però rischia, rigetta le reti. E lui dice: io, guarda, faccio questo, non ci credo, ma mi fido di te. Mi fido di te. Ecco, quante volte anche nella nostra vita sperimentiamo dei fallimenti perché le cose vanno storte, oppure pensiamo che siano fallimenti semplicemente perché le cose non sono andate come volevamo noi. Ecco, e in queste situazioni il Signore ci raggiunge, non ci abbandona, e ci dà sempre un'opportunità. Anche gli insuccessi, le difficoltà non devono mai scoraggiarci. Non dobbiamo mai perdere la fiducia, perché è proprio lì che noi dobbiamo mettere ancora di più le radici della nostra fede in Cristo, che non ci abbandona mai. E allora vale la pena sempre rigettare le reti, anche se non portiamo a casa tanti risultati. Vale la pena rigettare le reti della nostra testimonianza cristiana nei confronti dei figli, nei confronti dei nipoti, nei confronti degli amici, dei colleghi di lavoro, con rispetto, con umiltà, ma mai scoraggiarci se non vediamo subito i risultati. Ciò che si semina bene, cioè con fede in Cristo, nonostante i limiti, le debolezze di ciascuno. Nessun prete è perfetto, nessun genitore è perfetto, nessun nonno, nessun insegnante è perfetto. Ma il Signore non ci chiede questa perfezione, ci chiede di fidarci di Lui, di dare il meglio sulla Sua parola. Il resto lo farà Lui. E questo ci mette tanta pace. Ecco, l'ultimo pensiero è questo. Questo ci libera dalla paura. La paura, che è un'esperienza che ha fatto Isaia nel Tempio quando ha incontrato il Signore, la paura che ha sentito Pietro. Di fronte al miracolo prende paura, dice: allontanati da me perché sono un meschino, non valgo niente. Ecco, il Signore non viene mai per farci paura, viene per liberarci dalle paure. La paura è un'esperienza che fa parte della nostra vita, però non possiamo lasciarci paralizzare dalla paura. Ecco, la parola più diffusa nella Bibbia, quando il Signore chiama gli apostoli, i profeti dell'Antico e del Nuovo Testamento, è sempre quella: non temere, non aver paura, io sono con te. Ecco, lo dice a ciascuno di noi, lo dice ad ogni famiglia, lo dice anche alla nostra società, che di paura ne ha tanta. Oggi è la giornata della vita e possiamo dire anche che si respira un'aria di paura nel donare la vita, un'aria di paura nel mettere al mondo i figli e di dedicare tempo e sacrifici per i figli. C'è una mentalità di paura che frena l'accoglienza della vita oggi. La crisi della denatalità, le culle vuote, sono il segno di questa nostra paura sociale. Motivi sono tanti, ma la nostra svolta storica che stiamo vivendo non è né migliore né peggiore di altri momenti storici. Forse è il senso del vivere che noi dobbiamo recuperare. Ecco, questa è la grazia che vogliamo chiedere a noi, per noi, per i nostri cari, per la società intera, la grazia proprio che insieme al vivere possiamo riscoprire il senso del vivere. E per noi cristiani il senso del vivere è Cristo, che non ci abbandona mai e che ci apre sempre possibilità nuove nella nostra vita, possibilità di riscatto e di rigenerazione. Ecco, Cristo non ci schiaccia mai nella paura. Cristo ci tende sempre la mano per risollevarci. Portiamoci a casa questo pensiero che ci incoraggia e ci aiuta ad affrontare la vita, non solo psicologicamente, che è già importante, ma ci aiuta proprio perché dal di dentro della nostra vita, per l'Eucaristia che noi riceviamo,
Il Signore entra in noi e dal di dentro ci dà e ci trasmette la sua forza.